Signore e signori, buonasera, buonasera. Da parte mia, comandante della Sinfonia Orchestra Crazy Ship, vi porgo il più cordiale benvenuto a bordo di questa meravigliosa nave che tra pochi istanti sta operando al porto di Napoli per approdare al molo di Ellis Island nella baia di New York. Napoletano è napoletanità è uno stato d'animo, è uno stato mentale, uno stato di cuore. Ecco, diciamo uno stato di cuore, perché come diceva il grande Luciano De Crescenzo, uomini d'amore e uomini di libertà. Noi siamo uomini d'amore, uomini di cuore, quindi, o perlomeno fino a poco tempo fa era così. Credo che sia un po' cambiato in peggio, purtroppo, questo è un rammarico mio, perché stiamo perdendo un pochettino quello che era la nostra fantasia, la nostra genialità. Vi ricordate quando qualche tempo fa, diversi anni fa, sullo stadio San Paolo uscì quel famoso striscione Giulietta e una zoccola? Ecco, quel tipo di napoletana, la napoletana interessante, intelligente, quella che ci piace, quello che mi piace. La napoletanità è geniale, è uno stato mentale, è una fase d'amore, è un momento del cuore praticamente. Quindi purtroppo con un mio rammarico non c'è più quella napoletanità che era sinonimo di fantasia, che non è altro che la sublimazione dell'intelligenza. E noi difendiamo poco le cose che abbiamo, non dovremmo difendere di più. C'è una poesia bellissima del grande Raffaele Viviani, che si intitola Campanilismo, scritta nel 1927-28 più o meno, e parla proprio di questo. Dice: un milanese fa una cosa, tutta Milano è vivo milanese, roba allora e l'anno sostanese, o stesso torinese o genovese, Roma si è romana, naturalmente per le prime di Roma è la capitale, si fa una cosa buona in Toscana, Firenze ne fa subito un re, si è umbra, sarda, veneta, abruzzese e così via tutti. E poi dice: perché si è una napoletana? La città sua io riconosce, non c'ho da appare, sopra Sanzurla, l'uno la sta gioia e trombellate squillano, te, ad che si interia, cari, o si fa pure senza pretese, dopodiché non si fa niente buono a sto paese. E tu, Napoli mia, permette che stringi in betta a te, figli e figliastra, rapangeli le braccia e fa la priesta, a prima sta guaglione e si è mamasta. Da quando i permicelli e pomarola, e mesce ci pure a noi, siamo muratamma, che fuoco, questo cielo e questo sole, tramo una salute e ceniamo. Campanilismo bella, dove si giude, facemmelo noi pure come l'ate, sino per la gente di Napoli è fornuta. E non saranno mai considerato. Talente ne tenemmo, vi ingegnano poco solo che ci sostenemmo, con questa ramma che lo posta degna, capo mollezza nostra non tenemmo. Quando una cosa buona è nata qua, non milione di gente la darì, e vedrai poi Napoli a dopo con tutto che il paese lo dormì. E questo è un pensiero del grande Raffaele Viviani, che in qualche modo forse ci ritrae, ci fa una fotografia precisa di quello che è un po' l'indolo del napoletano. E del napoletano forse è bello anche per questo, perché magari è quello che si fa scivolare le cose addosso. Parlo sempre di un napoletano che ho conosciuto io e che forse evidentemente si è un po' perso. Forse è preso da tanti problemi, dalle tante cattiverie subite, dalle tante ingiustizie, ma credo che bisognerebbe ritrovare un po' questa parte del napoletano. Perché tutto quello che siamo stati negli anni passati, a livello musicale, a livello teatrale, a livello canora, a livello di arte, a livello di intelligenza, a livello di genialità, a livello di filosofia, a livello di tante altre cose, un po' l'abbiamo perso, dovremmo riconquistare. È bello far vedere chi siamo, ed forse per questo che la gente in questo momento sta venendo a Napoli. Abbiamo una città piena di turisti, abbiamo una città piena di gente, però accogliamoli bene, facciamo sentire anche il nostro calore, un calore che prima ci avevamo e che forse non ci abbiamo più. Io credo che un po' l'abbiamo persa quella napoletanità, dovremmo ritrovarla, dovremmo cercare tutti quanti di impegnarci, non ci vuole molto, siamo napoletani. Siamo quelli che abbiamo inventato il caffè sospeso, quello che abbiamo inventato ultimamente vedevo un'altra cosa molto divertente. Ad ogni cosa troviamo una giusta, come dire, giustificazione, un giusto motivo, una giusta connotazione, come la famosa limonata a coscia aperte, ma ce ne sono tante, insomma. Quella fantasia e quell'intelligenza che veramente ci permetteva di vivere e di sopravvivere. Forse adesso viviamo un po' troppo, tra virgolette, bene o falsamente bene, non lo so, però ritroviamo la napoletanità nostra, quella vera, quella autentica, quella che ci ha fatto conoscere tutto il mondo dai grandi musicisti. A proposito di questo, io leggevo poco tempo fa una cosa in cui praticamente si parlava, è un articolo di un giornale di tanti anni fa, penso inizio secolo scorso, e parlava di come Napoli e Parigi erano le capitali culturali d'Europa. Londra al confronto era provinciale. È come si dice a Napoli, chiudo a fornire la carne sotto e mancare una coppa. Perché forse non siamo stati capaci di tenerla quella cosa,
di avere quell'attenzione e quella considerazione che magari forse gli altri hanno e che noi abbiamo perso. In Giappone siamo la canzone napoletana, c'è addirittura il museo della canzone napoletana, a Napoli no. Io vado sempre a Londra, adoro Londra tantissimo perché credo che sia veramente la capitale della cultura e del teatro, e vedo questi musical che stanno per decenni nei teatri. A Napoli non c'è un teatro che faccia uno spettacolo destinato ai turisti, che racconti la storia di Napoli anche a livello musicale, perché si sa, le canzoni napoletane sono internazionali perché sono conosciute in tutto il mondo. Magari in America sanno O Sole Mio e credono che sia l'inno d'Italia, no, l'inno di Aria, l'inno di Mameli. Il Sole Mio è il nostro inno, la nostra canzone, però noi siamo vantaggiati perché le nostre melodie sono conosciute in tutto il mondo. Dobbiamo fare uno spettacolo, ecco, magari da stare in scena 30 anni per farlo vedere ai turisti, per vedere ai turisti chi siamo e da dove veniamo e qual è la nostra, quali sono le nostre capacità. Siamo un po' indolenti, peccato. C'è sempre qualche cosa che magari abbiamo perso, che stiamo perdendo. Recuperiamolo, secondo me è la cosa più importante. Anche al teatro. Teatro a Napoli era tanto tempo fa, era una fucina di attori, stiamo perdendo questo gusto del teatro. Perché? Il teatro, e lo sapete anche voi, non è solamente andiamo a fare due risate a sentire due canzoni. Il teatro è tante altre cose, il teatro è un sentimento, il teatro è una comunicazione, il teatro è un'emozione. Ecco, dovremmo ricominciare a vivere di emozione, è quello che ci ha tenuto in vita, è quello che forse ha salvato e ci salverà. Come credo che quello che ci salverà, se sarà. Visto il pericolo che corriamo, in tante cose quello che ci salverà è l'arte, la cultura, il teatro, la musica, il bello. Noi a Napoli siamo pieni di belle cose. Perché non le difendiamo un po' di più? Domanda. La risposta? La risposta non c'è. La risposta dobbiamo darla tutti quanti noi, che non la posso dare io. Ecco, come il compito principale del teatro, che faccio l'attore da 40 anni, anche di più, il teatro non ha mai dato delle risposte. Ha sempre fatto suscitare delle domande. Questo è il compito del teatro. Le risposte le dovete dare voi, non noi. Per il momento non mi resta altro che augurarvi buon divertimento e buon viaggio.